Collegamento, sì, insieme a noi c'è l'allenatore del Borgo Grecanico, mister Cormaci. Buonasera, mister, ben trovato. Buonasera. Allora, mi appunto la domanda classica per dopo. Partiamo prima però dalla sfida, perché insomma un Africo che era riuscito a mettervi sotto il pareggio arpionato in zona Cesarini, questo insomma vuol dire che la squadra è stata sul pezzo fino alla fine, ma il finale è stato convulso perché dal racconto che abbiamo seguito in tempo reale di Peppe Toscano, a un certo punto si attendeva di battere una palla inattiva, vado a memoria, forse in un calcio d'angolo, un calcio di punizione, ma comunque una palla inattiva in attacco per la sua squadra. Ci sono state una serie di proteste, alla fine sembrava che questo calcio venisse battuto e poi c'è stato il triplice fischio. Faccio una domanda a te, secondo te noi dobbiamo battere un calcio d'angolo? Non l'abbiamo potuto battere perché i miei giocatori venivano buttati a terra, poi reagivano e quindi l'arbitro ha deciso di finire la partita. Purtroppo siamo stupidi noi perché semplicemente dovevamo pensare a battere l'ultima azione che era un calcio d'angolo a nostro favore. In 10 uomini avevamo pareggiato la partita creando più occasioni di quando eravamo in 11. Però eravamo nei punti di recupero, dovevamo pensare solo a battere il calcio d'angolo, perché per altre cose io non chiedo niente di queste cose ai miei giocatori, non è successo nulla di grave, voglio dire, però se era un tranello i miei giocatori sono caduti Tutte le con scarpe, tutte le questo. scarpe, certo, perché noi poi l'arbitro ha deciso non solo di non batterci il calcio d'angolo, ma ci ha buttato fuori pure un fuori quota per coronare. Ma ha ragione l'arbitro, siamo stupidi, la verità è questa. Non abbiamo pensato all'unica cosa che dovevamo pensare, a vincere questa partita. Evidentemente ancora siamo immaturi e ci meritiamo a questo punto, credo, il posto che abbiamo, perché se non riusciamo a dare quel qualcosa in più che fa la differenza, vuol dire che ancora siamo immaturi e che dobbiamo crescere e che evidentemente, nonostante il bel gioco che facciamo, dobbiamo pure pensare a fare il risultato e non pensare ad altro. Oggi è successo questo, sicuramente, non so cosa sarebbe successo a parti invertite, però una squadra che è esperta non può cadere in questi tranelli, perché noi alla fine il dato importante è che noi non abbiamo battuto un calcio d'angolo dopo che ne abbiamo collezionati due di fila nell'ultimo minuto di recupero, quindi penso che ci dobbiamo veramente mangiare le mani per questo. Poi è chiaro che loro ci tenevano a vincere, noi pure. Faccio i complimenti all'Africa perché sono stati correttissimi in ogni caso, quindi non voglio che passi il messaggio chissà che cosa è successo. È chiaro che sull'ultimo calcio d'angolo hanno messo tutto il mestiere che avevano e noi invece il non mestiere. Questa è la verità, Diciamo perché che è la classica situazione dove magari uno a parti invertite sarebbe stato contento, in questo modo chiaramente brucia, è però la evidente. verità è che noi siamo stati 4 minuti 5 minuti di recupero, siamo stati 4 minuti fermi a cercare di battere questo benedetto calcio d'angolo e non ci siamo riusciti. Per colpe nostre, per colpa dell'arbitro, per colpa degli avversari, non lo so, però la verità è che noi dovevamo pensare a fare di tutto per poter battere il calcio d'angolo. Invece abbiamo pensato a cadere nei tranelli e tutto il resto, quindi in Invece, ogni caso non c'è stata nessuna violenza, non è che l'arbitro poi ha deciso dopo 4 minuti di non di non farci proseguire. sbattere questa punizione, perché per lui il tempo era finito e amen. Invece, mister, siccome è stato nel recupero, diciamo sui 90 minuti precedenti, è mancato, ecco, anche lì un po' di malizia, è mancato qualcosa, oppure è stata semplicemente una partita sfortunata la vostra? No, Abbiamo fatto una partita, se ti riferisci alla partita con l'Archi, no, quella di oggi, i 90 minuti che no. hanno preceduto la fase di recupero, intendo. Diciamo che forse abbiamo sentito troppo la partita, eravamo un po' contratti, è pur vero che non è che abbiamo concesso molto all'Africo, anche se devo dire che loro hanno due attaccanti che giocano in questa categoria, che sono buoni per questa categoria, sia l'Argentino che Strati. L'abbiamo contenuti abbastanza bene, abbiamo sbagliato spesso l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato e ritardato qualche tiro, e questo poi
ha portato che in un contropiede loro abbiamo preso lo 0-1, però poi subito dopo siamo rimasti pure 10, quindi la reazione della squadra c'è stata perché l'abbiamo assediati fin quando abbiamo fatto gol. Però ti ripeto, ci mangiamo le mani perché secondo me da quel corner poteva nascere un'impresa e non sapremo mai cosa sarebbe successo, potuto accadere. La verità è questa, perché dobbiamo pensare a giocare a calcio e basta. E invece se non pensiamo al calcio, mister, le faccio la domanda che ormai da 2 anni penso le propongo, o quasi: come siamo messi col campo? Peggio del calcio d'angolo. Peggio del calcio d'angolo, bene. Secondo me, perché ogni settimana ci rimandano di un giorno, la prossima settimana, il venerdì ci rimandano a lunedì, il lunedì è sicuro, ma sì, forse dobbiamo dire che non vogliamo giocare nel campo a Benito, così magari... Così ve lo fanno? Secondo me sì, perché non vedo, non ci sono i motivi. Io dopo 2 anni ti giuro ancora che non so perché è chiuso il campo, davvero. Il vero motivo per il quale è stato chiuso il campo io non sono riuscito a capirlo, ma credo che non lo sappia nemmeno il sindaco attuale. In ogni caso... dura ogni settimana andare a giocare fuori casa, andare a pagare. Noi abbiamo qualcosa come 500 euro a settimana di stadi in giro tra allievi giovanissimi, femminili e via dicendo. L'amministrazione ci aveva promesso che avrebbe fatto la prima cosa appena si fosse insediata, sarebbe stato aprire il campo, così non è stato. Non so il motivo, non so il modo, hanno fatto i lavori negli spogliatoi, ora sembra che non era il problema negli spogliatoi, insomma. La burocrazia purtroppo è lunga in Italia, lo sappiamo, se non si prende la responsabilità il sindaco personalmente per il campo, io credo che continueremo a giocare a Bocale. Anzi, dobbiamo ringraziare gli amici del Bocale che ci hanno messo a disposizione la loro struttura, perché sennò veramente sarebbe diventata dura. In ogni caso sono amareggiato per la partita, quindi lunedì andrò per l'ennesima volta al comune a vedere quello che si può fare per questa repertoria, perché è veramente una cosa scandalosa, è una cosa che dovrebbero parlare secondo me i giornali nazionali, perché una comunità è stata privata di uno stadio efficiente. In ogni caso, qualsiasi problema penso che si possa sanare se c'è la volontà. Invece sembra che sia tanto, non importa, e noi stiamo perdendo una generazione di calciatori che giustamente non giocando a Melito magari non cercano e non vogliono fare sacrifici sacrifici maggiori, e quindi ci ritroviamo in questa situazione. Comunque, che vuoi che ti dica, come speriamo di battere il calcio d'angolo del campo, almeno, visto che questo qua ancora mi è rimasto troppo sullo stomaco. Va bene, mister, le ringraziamo per la disponibilità, alla prossima. Grazie a mister Cormaci, allenatore del Borgo Grecanico.